Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo? Le notizie di oggi, martedì 19 novembre. I carabinieri di Chioggia nei giorni scorsi, a seguito di un controllo effettuato sul furgone di un pescatore locale, ne hanno sequestrato il contenuto, consistente in circa 3 quintali di vongole veraci prive dei documenti di tracciabilità. Il controllo è stato effettuato durante un'attività di contrasto alle violazioni della commercializzazione del prodotto ittico. Il prodotto sequestrato, del valore di circa 4.800 euro, è stato immesso nuovamente in acqua in modo da ripristinare il ciclo vitale. La sanzione a carico del pescatore è stata di 2.000 euro. La mancanza totale o parziale della tracciabilità del prodotto ittico è uno dei motivi più frequenti del sequestro del prodotto ittico in uno dei punti della filiera alimentare. Tale elemento garantisce infatti la sicurezza alimentare al rispetto delle norme e consente di seguire il prodotto passo dopo passo, dalla cattura per quanto riguarda il prodotto ittico alla commercializzazione fino alla tavola del consumatore. La tracciabilità garantisce la trasparenza sulle informazioni che riguardano l'origine del pescato e della sua qualità, aiuta a combattere la pesca non regolamentata e riduce i rischi di frodi alimentari. Inoltre, permette il richiamo di lotti ben specifici in caso di contaminazioni alimentari. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso in cono, coppetta o con lo stecco. Terza e ultima tappa per l'esposizione Donna, Vita e Libertà. Dopo Chioggia, che ha visto la prima tappa, dopo Turriaco in Friuli Venezia Giulia, ecco approdare la mostra collettiva a Padova, a Porta San Giovanni, dove sarà inaugurata il giorno 21 novembre e dove si fermerà fino al 28 di questo stesso mese. Ha riscosso ovunque un buon successo di pubblico. Il tema che ha espresso e che sta ancora raccontando è forte e crudo: la violenza sulla donna. Le opere esposte toccano la sensibilità di chi le guarda, emozionano e spaventano. Riescono così a lasciare un segno in chi le guarda e a far scaturire un pensiero per chi con il suo dolore le ha ispirate. Il periodo è quello in cui si commemora la giornata della violenza contro le donne, il 25 novembre. Proprio ieri è stata presentata la fondazione fortemente voluta dal padre di Giulia Cecchettin, giovane vittima di femminicidio. La violenza, ricordiamolo, non è solo fisica, ma psicologica, economica, sessuale, verbale. Chi è vittima di violenza deve sapere di non essere sola contro il suo aguzzino, ma ci sono strutture che le possono venire in aiuto. Si parla anche di una nuova educazione all'affettività per combattere qualsiasi forma di violenza. Manifestazioni come questa esposizione, Donna, Vita e Libertà, contribuiscono a tenere alta la preoccupazione per questo tema, che non deve mai essere accantonato. E siamo nello studio del servizio Nord-Est 2.0 e volevamo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul superbonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il superbonus esiste ancora, fino al 31-12-2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31-12-2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, servizi Nord-Est 2.0 via Bembo, sottomarina di Chioggia, Venezia. L'annunciata chiusura del fondo con dei tedeschi, prevista per settembre 2025, lascia 226 lavoratori a rischio occupazione. Erika Baldin, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, ha depositato un'interrogazione per sollecitare l'intervento della regione.
Serve un tavolo con le parti sociali, i soggetti coinvolti per garantire ammortizzatori sociali e politiche attive per il ricollocamento delle maestranze, ha dichiarato Baldin, aggiungendo che la situazione è aggravata dal peso simbolico e occupazionale dello storico edificio nel cuore di Venezia. La consigliera ha mosso critiche alla gestione del colosso DFS con sede a Hong Kong, che ha lasciato in sospeso il futuro dello stabile. Baldin ha sottolineato l'importanza di preservare la specificità unica di Venezia, evitando offerte standardizzate. Venezia non può continuare a subire danni dalla monocultura turistica, è necessario investire sul prodotto tipico e nelle eccellenze locali. Sul futuro del Fondaco, Baldini esprime sollievo nel sapere che non sarà convertito in un albergo. È fondamentale evitare un nuovo caso Coin, lasciato chiuso a lungo, l'edificio potrebbe diventare un contenitore culturale o mercato del cibo e delle materie prime, ispirandosi a modelli come la Boqueria di Barcellona o la Ribera di Bilbao. Infine, Baldin ha ribadito l'importanza del coinvolgimento della regione. Il comune da solo non può affrontare questa crisi, la regione deve fare la sua parte nelle politiche attive per il lavoro, come già avvenuto in altre crisi aziendali. Buongiorno, sono Roberto Picerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Milano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it. È patrocinato dal Comune di Chioggia e dalla Regione Veneto lo spettacolo che giungerà all'Auditorium San Nicolò dal titolo Il Piccolo Principe, Viaggio tra i pianeti, una rivisitazione proposta dal Teatro Umbro dei Burattini della storia senza tempo di Antoine de Saint-Exupéry. Lo spettacolo, che ha avuto un notevole successo nelle tournée che sono state tenute lungo l'Italia, intende mostrare ai più piccoli il valore dell'amicizia e del rispetto per l'altro, i principi dell'inclusione, e ai più grandi la capacità di ritrovare il bambino nascosto in ognuno di noi. Lo spettacolo, in chiave moderna tra canzoni e dialoghi della durata di 75 minuti, lancia un messaggio contro il bullismo, spingendo all'integrazione sociale. La storia non ha tempo, letta da generazioni, raccontata con burattini di legno di grandi dimensioni e dipinti a mano, riesce ad emozionare e a divertire. La compagnia che giunge a Chioggia, al Teatro Umbro dei Burattini, ha nel suo book migliaia di spettacoli messi in scena lungo tutta l'Italia. Due le giornate in cui si potrà assistere agli spettacoli all'Auditorium San Nicolò di Chioggia, venerdì 22 novembre e sabato 23. Venerdì alle ore 17.30 unico spettacolo, sabato doppio spettacolo alle 15 e alle 17.30. È appena terminata una riunione su Via del Mare dove sono stati invitati gli 8 comuni interessati dalle esenzioni perenni sulla Via del Mare, le esenzioni dal pedaggio, che sono anche i comuni maggiormente interferiti dall'opera, più i 4 comuni che sono interessati da un'esenzione biennale per i primi 2 anni dall'entrata in esercizio dell'opera. È stata l'occasione per presentare ai sindaci l'analisi dei flussi di traffico che la Regione Veneto sta portando avanti con Veneto Strade, dove sia d'inverno che d'estate vengono monitorati 900 km quadrati di viabilità, un territorio ampio, 24 comuni, 3 autostrade più statali, regionali e provinciali. È stato un incontro molto costruttivo, assolutamente utile anche per sciogliere qualche nodo e qualche perplessità o curiosità che avevano i sindaci. Insomma, adesso andiamo avanti con l'opera. Entro la fine del mese di novembre verrà presentato, depositato il progetto definitivo e poi si aprirà la conferenza dei servizi dove verranno invitati tutti gli enti, compresi i comuni, che hanno un interesse diretto, un diretto all'opera. A F Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, dal lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini.
Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 euro. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, martedì 19 novembre, è la farmacia alla Navicella in Viale Mediterraneo Sottomarina, vi saluto e vi ringrazio. Se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi ricordo inoltre il sito chioggiazzurra.it, i canali Telegram e WhatsApp, Azzurra Network News, il canale YouTube Chioggiazzurra, la pagina Facebook Chioggiazzurra e la nuovissima app Chioggiazzurra. Continuate a seguirci e ciao a tutti!